Storie italiane. Cappuccetto rosso. Tra gli impetuosi raggi di sole scintillante e ondate di allegre risate giaceva l'umile villaggio di Winterberry. La gente era gentile e laboriosa ed era impossibile vedere una persona meschina ovunque, ma era possibile vedere un mantello rosso brillante saltellare qua e là. Apparteneva ad una giovane donna che la gente conosceva come... Ciao cappuccetto rosso, piccoletto rosso. Ciao, ciao. Era la più gentile di tutti e la gente l'amava. Madre, sono tornata con la spesa. Perfetto, è per la nonna. Oh, capisco. La nonna di Cappuccetto Rosso viveva nei boschi lì vicino, alti e minacciosi. La gente stava lontana dalla foresta. Ecco alcuni biscotti per lei, ora Cappuccetto. Lo so. Stai attenta agli animali selvatici e stai nel sentiero. Corri a casa. Prima del tramonto. Torna sana e salva, mia cara. Certo, mamma. Cappuccetto Rosso lasciò casa e iniziò a camminare verso il bosco. Eh? Cos'è quel rumore? Non riuscì a contenere la sua curiosità. Oh, un taglialegna! Eh? Chi sei tu? E cosa ci fai qui? Dovrei chiederlo io. Puoi chiamarmi Cappuccetto Rosso? Oh, beh, io sono Derek e vivo qui. Nei boschi? Perché? Sono un taglialegna. Vendo legna. Quindi vivo qui dove cresce il legno. Sei impertinente per essere un onesto taglialegna. Chi dice che sono onesto? Ora tu cosa ci fai qui, Cappuccetto? Sono qui per portare i biscotti a mia nonna. Vive nel bosco. È davvero coraggiosa tua nonna. Mi daresti un biscotto prima di andar via? Non do da mangiare i taglialegna disonesti. Chi ha detto che sono disonesto? Vieni. I boschi sono pieni di terribili creature. Vuoi che ti accompagni? No, va bene così. Beh, se hai bisogno di me, chiamami e arrivo da te. Il bosco è silenzioso e ti sentirò facilmente. Cappuccetto Rosso fu colpita dalle sue parole. Lo terrò a mente. Ciao, disonesto Derek. Ciao, Cappuccetto. È proprio una giovane donna coraggiosa. Cappuccetto Rosso continuò a camminare. Au, cos'era? Oh! Bene, bene, chi abbiamo qui? Cappuccetto Rosso era inciampata nella coda di un lupo malvagio. Dove stai andando in questo bosco oscuro? Sto andando a casa di mia nonna. E dove vive tua nonna? Magari vuole un ospite in più. Cappuccetto Rosso pensò in fretta. Sono sicura che amerà una visita da te. La nonna vive vicino alla riva del fiume. Allora andrò. Perché odori di taglialegna? Oh, l'ho incontrato. È un mio amico? Amico. Il lupo temeva il taglialegna. Se farò del male all'amica del taglialegna, sarò nei guai. Ma lui non è qui. Correrò il rischio. Beh, andrò per primo allora. Ci vediamo lì. Saltellò allegramente verso la riva del fiume, ma presto si rese conto. Non c'è alcuna casa qui. Mi ha imbrogliato. Che gli sia di lezione. A chi, cara? Oh, nessuno. Tieni un altro biscotto, nonna. Comunque... ho conosciuto un certo taglialegna mentre venivo qui. Oh, Derek! È un uomo molto gentile. Lodò Derek per la sua natura gentile e benevola. Lui ti conosce. Non me l'ha detto. Presto salutò la nonna con un bacio e tornò a casa sotto il cielo della sera. Dopo qualche giorno, visitò nuovamente i boschi. Ciao, Cappuccetto! Ciao, disonesto Derek! Sono davvero disonesto? Sì, mi hai mentito, conosci mia nonna. Non ho mentito, è solo che non te l'ho detto.
Tieni. Oh, avevo capito, non desti da mangiare alle persone disoneste. Beh, è perché hai aiutato mia nonna. Cappuccetto Rosso gli raccontò del lupo e iniziò a preoccuparsi. Quel lupo è pericoloso e tu viaggi sola senza armi. Le mie armi sono il mio coraggio e la mia mente acuta. E se ti attacca? Gli lancerai dei cupcake? Ho i miei punti di forza. Ecco il mio. Punti di forza sono in tutte le forme. Addio, disonesto Derek. A più tardi, Cappuccetto. Speriamo. Speriamo. Andò avanti e lungo il sentiero. Il lupo le saltò addosso. Oh, ciao. Ragazzina, mi hai ingannato l'ultima volta. Non ti ho ingannato. Devi aver sbagliato fiume. Cosa? È quello dove crescono i fiori bianchi? Stai mentendo? Oh, non oserei mentire a un lupo forte come te. Il lupo, compiaciuto dal complimento, balzò di nuovo nella direzione sbagliata. E Cappuccetto Rosso se la svignò verso casa della nonna. Seconda vittoria. Cosa, caro? Oh, niente. Cappuccetto Rosso andò via presto e mentre tornava incontrò Derek. Hai finito la visita? Sì, hai finito di tagliare la legna? Sì, fatto. Dato che c'è ancora luce, perché non facciamo un giro? Certo. Nei giorni seguenti visitò la nonna portando le regali. Quando incontrava il lupo, l'arguzia di Cappuccetto lo faceva perdere permettendole di godersi l'ora del tè con sua nonna. Dopo, lei e Derek vagavano per i boschi, esplorando luoghi nascosti. Derek era in soggezione per la sua arguzia e lei si innamorava della sua natura gentile. Ma un giorno, la madre di Cappuccetto mise nel suo cesto una torta dal profumo intenso. Cos'è questo odore? Derek annusò l'aria, curiosamente. Dopo qualche minuto Cappuccetto arrivò, prendosi il naso. Ciao. Ciao Cappuccetto, questo odore viene da te? È questa torta. Meglio stare attenti. Se vai nel sentiero con quello, ogni animale affamato ti darà la caccia. Oh, caro, sono sicura non succederà. Guarda, so che non prenderai armi, ma almeno prendi questa corda. Ti potrebbe salvare. Cappuccetto Rosso sapeva che era preoccupato e quindi accettò con gratitudine. Ci vediamo dopo. Ti aspetto. Cappuccetto percorse il solito sentiero. Ancora una volta arrivò il lupo. Era furioso. Mi hai ingannato ancora e ancora. Come ti permetti? Finirò la tua... Cos'è quella? Aveva annusato la deliziosa torta e aveva l'acquolina in bocca. Guarda, ho qui con me una gustosa torta alla crema. Perché non vieni a casa di mia nonna e la condividi con noi? Dov'è? È proprio vicino al nido del cuculo, dove crescono gli alberi gialli. Bene, ci vediamo lì. Cappuccetto Rosso saltellò via di gioia. Il lupo, invece, no. Crede che mi ingannerà un'altra volta? Questa volta no! La seguì silenziosamente, con il naso all'aria, tracciando il dolce profumo che l'avvolgeva. Presto raggiunse la casa di sua nonna e il lupo corse verso una delle finestre aperte. Saltò dentro e si guardò intorno. La nonna non c'era. Era andata a casa di un'amica in un vicino villaggio. Nonna, sono qui! Cappuccetto Rosso bussò alla porta, dando al lupo il tempo di infilarsi nei vestiti della vecchia e nascondersi sotto le sue lenzuola. Entra! Cappuccetto Rosso entrò e fissò la figura coperta sotto le lenzuola. Nonna? Cosa succede? Oh, niente, mia cara! Ho solo preso freddo! Oh, cara! Spero non sia troppo grave. No, non lo è. Cappuccetto Rosso rimase sbalordita. Sua nonna di solito aveva problemi di udito.
Come hai fatto a sentirmi? Ti sono cresciute le orecchie? Un po'. È solo per sentirti meglio, mia cara. Hai degli occhiali nuovi, nonna. Che occhi grandi che hai. È solo per vederti meglio, mia cara. Aspetta, i tuoi denti sono enormi. E per mangiarti meglio, mia cara. Il lupo saltò su di lei, avvolgendola nel suo stesso mantello. Ora mangerò benissimo. Ora accendiamo un fuoco. Niente legna. Me ne servirà. Quindi andò via, lasciando la povera Capuccetto infagottata e tremante di paura. Ora, mentre il lupo scompariva, la fortuna di Capuccetto si presentò sotto forma di Derek. Annusò un odore familiare. Quell'odore? Capuccetto, ma questa non è la via per casa di sua nonna. Eh? Cos'è? Derek trovò un pezzo strappato di mantello rosso. Preoccupato, seguì attentamente l'odore, trovando la tana del lupo. Quella è... Capuccetto! Derek la liberò subito. Capuccetto Rosso era così felice di vederlo. Gli spiegò tutto. Prenderò quel... Aspetta, se ti vede scapperà. Ho un piano. Il lupo tornò e senza guardare il fagotto rosso iniziò ad accendere il fuoco. Ora è tempo di... Sei cresciuta? Cos? L'ho fatto, proprio apposta per acchiapparti. Il lupo rimase inorridito dal vedere il taglialegna. Scappò dalle mani di Derek e corse via. Ora, Capuccetto! No! Ce l'abbiamo fatta! L'ho detto che la corda ti avrebbe salvata. Come ti permetti? Mai scherzare con una signora in rosso. Fatemi uscire! E così il lupo malvagio venne catturato. Era lui a spaventare tutti nel villaggio. E ora gli abitanti di Winterberry erano felici di vagare per i boschi a loro piacimento. E cosa è successo a Capuccetto e Derek? Mio Dio! Tu e Capuccetto siete diventati amici adesso? Beh, qualcosa di simile. Giusto, mia cara Capuccetto? Sì, mio caro taglialegna. Capuccetto aveva dimostrato che l'ingegno e il coraggio sono fondamentali per sconfiggere il male, ma seguì ancora i consigli di Derek. Derek, tuttavia, ha imparato dai modi arguti di Capuccetto, apprezzando questa nuova forza. Tra i due, nacque un legame molto forte.